Bentrovati amici tifosi del grande basket, dopo aver analizzato, dopo aver commentato gara 3 delle Western Conference Finals tra i Denver Nuggets e i Los Angeles Lakers, aver approfondito la serie tra i Boston Celtics e i Miami Heat, torniamo a parlare del nostro amato campionato, della nostra amata Serie A, con il quarto appuntamento in quella della Palasera di Migni, a distanza di 48 ore dal successo sassarese per la formazione di coach Piero Bucchi in gara 3, nel terzo appuntamento di questa serie playoff tra la quarta forza della regular season, l'umana Reyer Venezia, e la quinta forza. Il duello playoff che poteva sicuramente sembrare agli occhi degli addetti ai lavori quello più equilibrato tra l'umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari. Arriva il terzo successo, arriva per la seconda volta consecutiva, per il secondo anno consecutivo, la semifinale playoff, la semifinale scudetto per il Banco di Sardegna Sassari, che affronterà a distanza di un anno, a distanza di 365 giorni, nuovamente l'Olimpia Milano in semifinale scudetto, in contemporanea o quasi in quella Vilfrigo Arena, dopo il colpaccio per la formazione marchigiana allenata dall'ex allenatore meneghino Yasmin Repeša. Arriva la risposta per la formazione campione d'Italia in carica, il successo 80 a 94 in quella Vilfrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Un successo che porta sicuramente il nome di Shevon Shields, l'MVP indiscusso di questo quarto appuntamento: 25 punti, 7 rimbalzi, 2 assist, ma ottime anche le performance di Niccolò Melli, Ioannis Folkman, Shabazz Napier e anche la prestazione di Billy Barron, ben 5 uomini in doppia cifra per un Olimpia Milano che riabbraccia anche le performance in cabina di regia di Kevin Pangos. Non bastano invece le prestazioni di due giocatori che hanno scritto e riscritto la storia della nostra pallacanestro anche dall'altra parte dell'oceano. Stiamo parlando di Carlos Delfino, 14 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, e Austin Day, 13 punti, 5 rimbalzi, 1 assist. Non si ripetono le prestazioni, le performance di Leonardo Totè e Matteo Tambone. Tornando invece al quarto appuntamento, in quella Palasera di Migni, arriva la decima vittoria consecutiva davanti al popolo sardo, al popolo biancoazzurro, e in quella Palasera di Migni per la Dinamo Sassari, che non perde davanti ai propri tifosi dello scorso 2 gennaio, dalla 13ª giornata del campionato, contro la Germania Brescia. Quindi davvero un ruolino di marcia da fare invidia. In quella Palasera di Migni arriva anche l'ottava vittoria nelle ultime 9 gare contro la formazione lagunare davanti ai propri tifosi in quella Palasera di Migni. Un risultato nel complesso giusto, che premia la squadra che è arrivata con più brillantezza nella parte decisiva della stagione. Reyer paga una rincorsa playoff nelle ultime settimane, una stagione conclusa al quarto posto con 17 vittorie e 13 sconfitte. Lo stesso record, medesimo record, fattore campo conquistato grazie alla differenza canestri, che premiava la formazione oro-granata per un solo punto per le sfide andate in scena quest'anno tra il Taglierzo e la Palasera di Migni. Più 10 per la formazione lagunare davanti ai tifosi
oro granata più 9 per Sassari invece nella match di ritorno. Un successo strappato largamente, meritatamente, nel corso di gara 2, quella più 26, che ha inciso a caratteri cubitali sulla serie, e poi comunque due gare gestite nel migliore dei modi invece davanti ai propri tifosi. Non basta la migliore performance stagionale a mani basse, firmata da Jason Granger in quel di gara 4, 30 punti con due rimbalzi, un assist per l'ex playmaker della Basconia, addirittura 6 su 10 dall'arco, 14 punti, 2 rimbalzi, 2 assist invece per il grande ex di turno Marco Spissu, 10 punti, 3 rimbalzi, 1 assist invece per Jordan Parks. 3 uomini in doppia cifra, troppo poco per poter sognare di tornare alla Taglierzo per la decisiva gara 5, quella del dentro o fuori. Sarebbe stata la terza bella su 3 serie tra l'Umana, Reyer, Venezia e la Dinamo Sassari. Sassari vendica in parte le sconfitte rimediate contro la formazione lagunare tra il 2019 in finale scudetto e nel 2021 sempre ai quarti di finale nel primo turno. 8 punti, 2 rimbalzi per Mokoka, 7 punti, 4 rimbalzi, 1 assist per Derek Willis, 6 punti, 1 rimbalzo, 3 assist per Amedeo Tessitori, 3 punti, 2 rimbalzi in soli 5 minuti sulla parquet per Michael Bramos, 3 punti, 5 rimbalzi, 2 assist per Mitchell Watt, 2 punti, 1 rimbalzo, 1 assist invece per Jeff Brooks, addirittura 1 rimbalzo, 1 assist per Andrea De Nicolao, 5 minuti sulla parquet invece per Riccardo Moraschini. Nel complesso è stata una performance negativa, con una Reyer sempre ad inseguire fin dal secondo quarto in poi, il parziale di 21-8 decisivo, l'impatto comunque dall'altra parte di Philip Kruslin con un irreale 6 su 9 dall'arco, 4 triple scoccate nei primi minuti, la tripla decisiva nella finale da oltre 8 metri e mezzo per il più 12 sul punteggio di 82-70, doppia doppia per Usman Diop con 19 punti, 10 rimbalzi, 2 assist, 15 punti, 7 rimbalzi, 5 assist per Chris Dow, 11 punti, 1 rimbalzo, 1 assist, la tripla siglata ad inizio secondo quarto firmata Casper Trier per il 31-25, 7 punti, 2 rimbalzi, 4 assist per Stefano Gentile, solamente 6 punti, 2 rimbalzi, 1 assist per Gerald Robinson. Ecco, serviranno grandi prestazioni dell'ex Pesaro nella serie contro l'Olimpia Milano, e servirà anche ritrovare la migliore Eimantas Benzus, che chiude con un rimbalzo e un assist questa gara 4. Ma comunque gara 4 è stata sicuramente la partita indiscussa di Philip Kruslin, quella tripla per il più 12 sul 82-70, una finale di marchio invece firmato da Jason Granger, che ha tentato il tutto e per tutto, e basti pensare che la Reyer ha avuto addirittura la palla per vincere questa gara 4 con la tripla scoccata sempre dalla playmaker uruguaiano, che però non ha toccato nemmeno il ferro, la tripla della possibile sorpasso della possibile 86-85. Termina quindi dopo questa gara 4 una stagione tra alti e bassi, pochi alti, tanti bassi, l'eliminazione agli ottavi di finale in Eurocup al primo turno ad eliminazione diretta, eliminazione anche al primo turno dei playoff per il secondo anno consecutivo, con la voglia di ripartire più forte, sempre ovviamente sotto la gestione tecnica di Neven Spagna. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!